Quella notte infinita, la noche más larga di José Moraes e Víctor Sierra, 6 episodi su Netflix. Una notte, quella del 24 dicembre, un carcere psichiatrico in Spagna, quello di Monte Baruca, dove il serial killer Simon Lago, noto come il Caimano, viene rinchiuso dopo molteplici omicidi. Ma prima di essere arrestato, qualcuno di potente che lo protegge dispone il suo trasferimento proprio in quella fatiscente prigione dove il direttore Hugo Roca sarà al centro di un drammatico scontro con una squadra di assalitori che vuole liberare il serial killer. Per spingerlo a farlo ne sequestreranno la figlia. La sua determinazione a resistere troverà sostegno e contrasto presso le guardie, i reclusi e i medici. L'unità di tempo e di luogo, il predominio del buio, il ritmo serrato e parossistico, l'orologio digitale, che ricorda la serie 24 con Kiefer Sutherland, sono i tratti robusti e sensibili di questa serie che ha come protagonisti i chiaroscuri dei ritratti dei personaggi e le ambiguità delle loro scelte e delle loro azioni. Sullo sfondo, la riflessione sul carcere e la sua funzione riabilitativa, la tragedia della malattia mentale, i rapporti tra violenza e legalità. Tar di Todd Field, film su Sky. Lydia Tarr, rinomata direttrice d'orchestra e compositrice, a capo della Filarmonica di Berlino, è compagna del primo violino, una musicista con la quale condivide un elegante appartamento nella capitale tedesca, nonché una figlia adottiva. È alle prese con mille impegni internazionali e con la registrazione dal vivo della Sinfonia numero 5 di Mahler, l'unica ancora non incisa, quando una sua ex allieva si suicida. L'accusa che le si muove è di esserne stata più o meno direttamente la causa, avendo approfittato della propria posizione per sedurla. Tutto rimane ad un livello circostanziale, nessuna reale accusa le verrà mai formalmente mossa, ma la direttrice finirà per essere ostracizzata dal suo ambiente e perdere la poderosa posizione di potere che occupa. Dovrà rimettere in discussione tutta la sua precedente esistenza. Lo farà con la stessa spietata disinvoltura con la quale gestisce ogni affare personale e musicale, delocalizzandosi in un'area periferica dell'Asia. Film sul potere, critica della cancel culture e del rigorismo neopuritano, o disamina mostruosa del narcisismo endemico che ci circonda. La sconcertante lunghezza dei titoli di testa genera il sospetto che ciò riguardi anche il regista del film, e non solo Cate Blanchett, sempre impeccabile, benché goffamente infagottata in tailleur, giacca e pantaloni. Ris, Delitti imperfetti di Massimo Martella, Barbara Petronio, Leonardo Valenti, 5 stagioni su Infinity. Nel genere poliziesco investigativo di gran moda in TV nel primo decennio degli anni 2000, e non solo in Italia, costituì una novità la serie dedicata al Ris, reparto investigazioni scientifiche, il nucleo specializzato dei carabinieri con sede a Parma, che gli italiani hanno scoperto attraverso alcuni scottanti casi di cronaca. I delitti di Novi Ligure e di Cogne, tra gli altri. Gli investigatori protagonisti della serie conducono le indagini e le analisi dei reperti e delle tracce attraverso nuove sofisticate tecnologie e metodologie scientifiche che consentono di andare oltre i risultati tradizionali. L'inevitabile proiezione del precedente, CSI, il modello seriale americano di successo, è qui adattato ai parametri della fiction italiana, che sembra non poter fare a meno di coloriture romance e tocchi di commedia. La struttura della serie è quella già collaudata in Distretto di Polizia, dal quale Ris eredita anche un interprete, Lorenzo Flaherty, qui capitano della squadra. La serie possiede un arco narrativo che si dipana lungo la durata di un'intera stagione e casi che si aprono e chiudono all'interno di ogni puntata, quasi sempre ispirati a fatti di cronaca reale. Nel tentativo di rinnovare l'estetica classica del noir, Ris mutua dalle serie americane più avanzate alcuni procedimenti linguistici adatti a raccontare le nuove tecniche di investigazione come i flashback polarizzati da CSI e lo split screen da 24.